In America la chiamano la corsa fra le nuvole, ma forse un riferimento all'inferno sarebbe più appropriato. La Pikes Peak, infatti, è la gara in salita più dura, affascinante e rischiosa al mondo. Auto di ogni genere si sfidano viaggiando sul filo dei 160 all'ora su una strada sterrata e senza parapetti che da un'altitudine di 2866 metri, dove è posta la partenza, conduce dopo 20 km di curve mozzafiato fino alla vetta, posta a quota 4300. In meno di 10 minuti si passa dal caldo torrido del Colorado alle temperature polari che si riscontrano in cima e in più l'aria rarefatta rende difficile la respirazione sia dei piloti che dei motori. Insomma, la Pikes Peak è un'autentica leggenda dell'era moderna che si ripete ogni anno all'inizio di luglio dal lontano 1916, ma che in Europa ha raggiunto una certa notorietà solo alla fine degli anni Ottanta in seguito all'impegno ufficiale dell'Audi e della Peugeot. Fu uno spettacolo vedere la S4 di Walter Rohrle, la Peugeot 405 a quattro ruote sterzanti di Ari Vatanen, arrampicarsi a tempo di record su questa montagna leggendaria, nel cui albo d'oro compaiono nomi del calibro di Bobby Unser, Mario Andretti e Rick Mears. Insomma, su questa montagna del Colorado si sono scritte pagine epiche nella storia del motorismo a stelle e strisce. Certo, tanto folklore ci rimanda a un'epoca romantica del motorismo, ma la partecipazione ufficiale di case europee ha dato alla corsa un lustro e una notorietà mai più riscontrate. Per rendersi conto di quanto in passato fosse pericolosa questa gara, basta guardare queste immagini. Gettarsi a velocità folle su una strada sterrata senza guardrail o muretti, con un'aderenza quanto mai precaria e il sole che accecava i piloti nell'ultimo tratto della salita, era qualcosa di davvero folle. Una cosa da piloti d'altri tempi, insomma. Anche per questo, e viene da dire purtroppo, negli ultimi anni i tratti sterrati hanno via via lasciato spazio a quelli asfaltati e l'edizione 2012 della corsa è stata la prima a corrersi interamente su asfalto. In compenso c'è una buona notizia. La Peugeot, che proprio negli anni d'oro della corsa aveva dato lustro alla gara americana, nell'edizione 2013 tornerà a gareggiarci in forma ufficiale. Per farlo è stato creato un vero e proprio mostro, la 208 T16 Pikes Peak, che sarà iscritta nella classe Unlimited, la categoria regina che lascia grande libertà agli ingegneri. Con 875 kg di peso, un 3200 V6 biturbo montato in posizione centrale, capace di sviluppare 875 cavalli di potenza, sarà una vera e propria bomba a mano a quattro ruote motrici. E d'altronde, con un rapporto peso-potenza di un cavallo per ogni chilo, ci si può immaginare cosa sarà a guidare quest'auto. Al volante ci voleva dunque un pilota eccezionale, degno erede dell'Ari Vatanen degli anni Ottanta. E chi meglio dell'uomo che ha portato la cugina Citroën a ben 9 titoli del mondo rally consecutivi. Sarà infatti Sebastian Loeb, che ora si sta dedicando al Mondiale GT con una McLaren in attesa di debuttare nel Mondiale Turismo con Citroën, a tentare di emulare Vatanen, vincendo per Peugeot l'edizione 2013 della corsa. L'appuntamento è per il 30 giugno. Come ci si siede a bordo della BMW Touring 330, a parte che la si sente propria, ma viene subito voglia di fare tanti chilometri e non a caso, inconsapevolmente, siamo arrivati fino a qui all'ingresso dell'autostrada. In confidenza, questa volta ho un appuntamento con un fantasma. Non so quando lo troverò o lo incontrerò perché sarà una sorpresa, ma è con lui che voglio parlare di questa macchina fantasmagorica. L'abbiamo apostrofata fantasmagorica perché avevamo esaurito gli aggettivi in grado di raccontarla come merita. Fantasmagorica BMW 330 Touring piacerebbe anche ai fantasmi e vi spiegheremo il perché. Ci siamo inventati persino l'appuntamento con un fantasma, conquistati dalle doti tecnologiche ed estetiche che scopriremo strada facendo.
a partire proprio dal design della carrozzeria, aggiornata in alcune sue parti con interventi apparentemente soft, ma di sostanza. Il frontale della nuova BMW Serie 3 Touring 330D Turbo 6 cilindri Luxury è caratterizzato dai gruppi ottici raccordati a rene che si spingono ai bordi della calandra, rendendo la vettura più larga. L'effetto ottico diventa concretezza nella parte posteriore, arricchita dallo spoiler aerodinamico e dalla modifica del padiglione leggermente più alto. Quel tanto che basta per garantire una maggiore comodità ai passeggeri seduti dietro. Tutto ciò senza aver aumentato la lunghezza della wagon, uguale a quella della berlina. Tra i pregi estetici, segnaliamo la nervatura che segna tutta la fiancata, parallela alla linea di cintura. Quanti fantasmi potrebbe ospitare questa BMW 330D Touring, si sarà chiesto il nostro amico evanescente, che compare nel filmato accanto alla vettura, sognando lunghi viaggi con molti bagagli al seguito, dopo aver appurato che la cubatura del bagagliaio è di 495 litri, 1500 con i sedili abbattuti. Per chi non lo sapesse, ricordiamo che i fantasmi sono viaggiatori infaticabili. Oggi sono qui, domani lì. Cosa avrà pensato, osservando il raggio di sterzata della 330D Touring documentato dalle immagini? Alla genialità di Giotto, con riferimento alla geometria delle evoluzioni. Può essere, ma con maggiori probabilità, all'eccellenza e alla razionalità delle vetture firmate dalla marca bavarese. Un dettaglio molto apprezzabile anche per un fantasma che per abitudine cambia repentinamente direzione quando si sposta da un posto all'altro. Per dire che il piacere di guidare una macchina deriva anche dalla possibilità di effettuare una conversione a U su una carreggiata stretta o dovendola parcheggiare in spazi ridotti. Fantasmagorica, si è detto, a significare che l'offerta espressa dal suo concept è davvero gratificante. Il modello che stiamo guidando è la 330D Turbo 6 cilindri Luxury. È dotata di cambio automatico a 8 marce ed è in grado di erogare 258 cavalli. Viene da dire, ben venga l'esuberanza se si sposa con la sicurezza, ricordando che i dispositivi elettronici di cui dispone consentono di scegliere i settaggi di guida appropriati, normale, sport, eco, attivabili con un pulsante sistemato sulla console centrale. Le doti rilevate, l'elasticità e la prontezza in accelerazione anche ai bassi regimi, la silenziosità, i consumi davvero parchi. Inimmaginabili, come nel caso della 316D, la versione d'accesso della gamma, 22 km con un litro di gasolio. Di poco superiori quelli della 318D più potente, 143 cavalli, o della 320D, ancora più esuberante, con i suoi 184 cavalli. Analogo commento vale per i motori a benzina, tutti dotati di start and stop e della sofisticata tecnologia volta a ridurre le emissioni nocive. Un insieme di dotazioni e di sistemi in linea con la filosofia del brand, il cui obiettivo è quello di offrire una dinamicità efficiente e razionale a 360 gradi. BMW Z4 si rifà il trucco presentandosi con una serie di innovazioni nel campo della propulsione e negli equipaggiamenti, oltre a una serie di interventi per abbellire gli interni. Tra le novità, l'opzione dell'hardtop BMW Individual, nelle due tinte in contrasto nero pastello e Titan Silver metallizzato, e la versione d'ingresso S-Drive 18i, col motore 2 litri da 156 cavalli e cambio manuale a 6 marce, che si affianca alle già note motorizzazioni a 4 e 6 cilindri da 184 a 340 cavalli della supersportiva S-Drive 35iS. Prezzi compresi tra i 37 e i 62.000 euro. Maggiore autonomia di percorrenza, ricariche più rapide, una guida migliore e prezzi più competitivi. Nissan rinnova la sua elettrica, nonché l'elettrica più venduta al mondo, col chiaro obiettivo di rendere la Leaf un'auto per tutti, che riesca a sfondare anche sul nostro mercato, tradizionalmente poco incline alla soluzione a zero emissioni, anche per carenze infrastrutturali. La nuova Leaf, pensata e realizzata in Europa e per l'Europa, ha beneficiato di oltre 100 modifiche che hanno consentito di incrementare l'autonomia da 175 a 199 km, di dimezzare i tempi di ricarica da 8 a 4 ore grazie a un inedito caricatore optional da 6,6 kW integrato che può utilizzare le colonnine a 32 A e di renderla più agile attraverso sostanziali interventi al telaio. Su strada ha confermato le sue doti, dimostrandosi davvero in grado di sostituire la tradizionale auto di tutti i giorni.
McLaren sfida le super sportive nostrane con la nuova 12C Spider. La scoperta è meccanicamente identica alla 12C Coupé. È infatti equipaggiata con la versione aggiornata del motore V8 da 625 cavalli che consente di toccare la velocità massima di 329 orari e di accelerare da 0 a 100 in appena 3,1 secondi, a fronte di consumi dichiarati di 11,7 litri per 100 km nel ciclo combinato, tutto sommato contenuti per una supercar. La 12C Spider è una sportiva a due posti a elevate prestazioni con il propulsore montato centralmente e la trazione posteriore, che su strada fa valere le sue grandi doti in termini di peso, robustezza e rigidità torsionale grazie alla monoscocca in fibra di carbonio Monocell, che risulta più rigida e leggera del 25% rispetto a una struttura in metallo tradizionale. È scattato lo scorso weekend dall'autodromo di Vallelunga il trofeo Mini Challenge, che si articola su 6 tappe, 5 su circuiti italiani e una internazionale, e che terminerà il 20 ottobre. Mini è entrata nel mondo delle competizioni in Italia l'anno scorso con un trofeo che si chiamava Mini Rush Hour. Dopo l'edizione fantastica dello scorso anno abbiamo deciso di sviluppare un secondo anno e ufficialmente siamo diventati Mini Challenge. Quindi confermiamo le attività principali dell'anno scorso, un'attenzione particolare al divertimento, all'esaltazione dei nostri valori di marca come il go-kart feeling e l'excitement, e soprattutto un'accessibilità a questo trofeo molto importante, con un'attenzione fondamentale che vogliamo dare. Andremo all'autodromo di Franciacorta a maggio, passeremo con una trasferta estera a Red Bull Ring in Austria per poi ritornare in Italia col Mugello, con Imola, e poi chiuderemo a Monza ad ottobre con una grande festa dove celebreremo il vincitore del Mini Challenge. Il primo emozionante appuntamento ha visto il dominio di Nicola Baldan di Mini Milano by Dynamics Promo Drive, che si è aggiudicato entrambe le gare.